Grillo è nella capitale a Roma per incontrare i parlamentari del movimento che già preannunciano battaglia, ostruzionismo sulla riforma del Senato, ma lasciano la porta aperta al dialogo sulla legge elettorale. E a questo proposito nel pomeriggio, proprio poco fa, è arrivata da Matteo Renzi la disponibilità ad un nuovo incontro in streaming che si terrà giovedì o venerdì. Parliamo anche di immunità, detto 5 Stelle, segretario democratico, ma le riforme vanno fatte in fretta. Il servizio di Rita Cavallo. Di venire a Roma di persona, Beppe Grillo non si fa vedere, ma parla coi suoi, forse definisce quella linea politica del movimento che in questi giorni sembra quanto mai incerta, in difficile equilibrio fra diverse anime. Da un lato c'è infatti l'ostruzionismo sulla riforma del Senato, portato avanti oggi in aula anche con toni molto forti, evocando il duce per decretare la fine della democrazia. Dall'altro lato c'è insistente la richiesta di incontro col PD per riprendere il dialogo sulla legge elettorale. E in questo momento noi abbiamo degli obiettivi ben chiari, voler portare i cittadini a poter contare nelle riforme. Che significa? Devono avere il diritto di votare nella legge elettorale con le preferenze, di votare un Senato, una forza politica che chiede l'abolizione dell'immunità parlamentare, crediamo che debba essere ascoltata in questo momento. Noi abbiamo degli obiettivi ben chiari su questo, tenere i cittadini al centro. Ieri era stata annunciata una grande manifestazione di piazza contro le riforme, oggi l'avete disdetta. Che cosa c'è? Confusione anche su questo punto? È stato un errore di comunicazione. Non c'è mai stata l'idea? Non c'è mai stata l'idea di fare una manifestazione, noi vogliamo discutere punto per punto queste riforme in Parlamento, in questo momento al Senato, portando in maniera democratica all'attenzione dei cittadini italiani il nostro dissenso su alcuni punti. La Serracchiani dice che voi volete il dialogo sulla legge elettorale per far saltare tutto. Io credo che la Serracchiani consiglia alla Serracchiani di non inventare scuse, perché adesso gli alibi sono finiti, non possono più dire che devono fare per forza queste riforme con Berlusconi e quindi evitare le preferenze, evitare l'immunità parlamentare, adesso c'è un'alternativa. E in serata arriva la risposta del PD, disposti ad incontrarvi alla Camera in streaming giovedì o venerdì, si legge nella lettera, in cui i firmatari, fra cui lo stesso Renzi, definiscono interessanti le posizioni 5 Stelle sull'immunità parlamentare e si dicono pronti a ridiscuterne, sempre in accordo con gli altri partiti. Ed infine si definisce anche il timing serrato per le riforme, approvazione definitiva della legge elettorale entro il 2014, poi nel 2015 la riforma costituzionale, per poi procedere all'eventuale referendum. Anche di questo si parlerà nell'incontro fra democratici e 5 Stelle, cui non prenderà parte Beppe Grillo.